Allora, la situazione è questa, cari amici commensali della zuppa, è che mi sono beccato il virus. Ho fatto un tampone e risulta positivo. E quindi per i prossimi almeno 14 giorni dovrò stare in isolamento. Ovviamente lo faccio seguendo tutte le procedure che i medici dello Spallanzani, molto bravi e rigorosi, mi hanno spiegato. Verrò contattato dalla ASL e sarò sotto monitoraggio soprattutto per questa tosse che mi è improvvisamente arrivata insieme al virus. E negli ultimi 15 giorni non mi sembra di aver fatto nulla di particolarmente, diciamo, incasinato, anzi sono stato piuttosto attento, eppure il virus me lo sono beccato e mi spiace molto soprattutto per i colleghi, tanti colleghi con cui abbiamo lavorato a Quarta Repubblica che forse non si sono beccati il virus, me lo auguro, ma che si sono beccati la quarantena da oggi per 14 giorni, saranno a casa e per loro, a parte la seccatura, è un problema da tutti quanti i punti di vista. Quindi mi scuso e mi spiace veramente moltissimo con tutti quanti loro che inevitabilmente subiranno questa procedura. Detto questo, ovvio che la trasmissione non potrà andare in onda questa sera e Quarta Repubblica si deve fermare almeno per due puntate, almeno per 15 giorni e c'è poco da dire, è una brutta influenza. C'è qualcuno come il mio amico professore Ricolfi con cui ho parlato questa mattina che dice che questa è una fake news, è molto peggio di una brutta influenza ed è vero per quelli che sono negli ospedali e nelle rianimazioni che non sono sufficienti, ma io non voglio fare, come posso dire, su me stesso una comunicazione alla Grande Fratello, no? Al minuto per minuto, a quanta febbre ho, a quanta tosse ho, a quanto sangue, a quanto ossigeno del sangue ho. Vedremo, spero che non venga costretto, qualcuno non mi obblighi a ricoverarmi, probabilmente no, però la comunicazione deve essere, secondo me, laica, seria, cioè ad alcuni prende come sta prendendo a me. Spero che non peggiori, spero che non peggiori, le ultime parole famose, e ad altri invece sta prendendo veramente male e su quello non si scherza. Quindi un pochino più di responsabilità a tutti quanti noi, cerchiamo di capire che è molto 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 facile trasmetterlo, perché io ancora non ho ben capito che cacchio e dove cacchio si è riuscito a beccarmi il virus, il coronavirus, che questa sera dunque mi impedirà di avere il solito rapporto televisivo con voi, ma non mi permetterà di avere la nostra zuppa, mi auguro, domani mattina e tutte le comunicazioni che faccio sul sito nicolaporro.it. È l'era, diciamo, altro che del metro di distanza, del kilobyte di distanza. Un grande saluto a tutti quanti voi e un grande ringraziamento ai tanti, ma tantissimi che mi hanno scritto e che sono preoccupati. Non preoccupatevi, ovviamente, non è retorica per me, ci sono ben altre persone per cui preoccuparsi e bisogna preoccuparsi per le persone che hanno una certa età e che conviene che con persone come il sottoscritto non siano mai in collegamento. Ciao.